voi avete una carica isolata, se avete una carica isolata, ha una carica puntiforme, una carica isolata, no? Ecco una bella carica isolata. E lui, e guardate le linee di campo, se la carica è isolata e non c'è nessuno, non, l'universo è vuoto, queste linee vanno all'infinito. Questo è un modo di dire, vanno all'infinito. Se la carica poi è su una sfera di metallo, dovreste sapere che la carica è solo sulla superficie del metallo, che il metallo è equipotenziale, non c'è nessun campo elettrico nel materiale, nel rame, e le cariche si distribuiscono in maniera uniforme, perché è una sfera, si intende. E le linee di campo, cioè questo si comporta, voi se siete qua e coprite con un panno nero, questo si comporta come il campo che voi vedete, quello colombiano, e non sapete se sotto il panno c'è un punto o c'è una sfera, d'accordo? Questo abbiamo già detto sul tempo. Tutte queste linee vanno all'infinito, tutte le linee vanno all'infinito. Questa è un'altra configurazione che abbiamo un po' discusso, dove immaginavamo che tutte le linee dalla piastra superiore andavano a finire su quella superiore. C'era una carica Q qua su e c'era una carica meno Q. Artisticamente possiamo rendere questa idea che c'è una linea che collega ogni carica positiva alla carica negativa. È un modo così molto artistico o amichevole di cominciare a ragionare. Dire che qua su c'è una carica Q e dire che qua sotto c'è una carica identica di segno meno, artisticamente si rende questo dicendo che tutte le linee che vanno dalla piastra positiva vanno a finire sulla carica negativa. Artisticamente questo è il modo di rendere l'idea. Per esempio, questa è una situazione dove questa linea di campo va a finire qui invece a finire qui. Questa linea di campo magari va a finire qui. Questa è una situazione dove questa linea di campo adesso è andata a finire là, è andata a finire su questo pezzo di metallo. E magari questa linea va pure lì là. Queste sono situazioni molto diverse, no? Qua le linee vanno tutte da uno all'altro, qua questa linea, alcune di queste linee vanno al terzo. Quindi questo è un ladro di linee, ruba linee, che andrebbero, se lui non ci fosse, andrebbero qui. D'accordo? Guardate questa situazione, questo è il modo più difficile da disegnare. Forse ci sono rappresentazioni su tutti i libri. Magari dovrò curare il disegno, guardare bene com'è e poi farlo sulla lavagna. Magari su pomeriggio lo disegno meglio. Ma a mano libera, molto così, senza avere in mente purtroppo l'immagine un po' più dettagliata, questa è una carica con due cariche positive e questa è una carica con una negativa. Le cariche sono diverse, segno opposto ma diverse. Non è un dipolo questo, avrà un momento di dipolo, ma non è un dipolo. In un dipolo, cosa sapete del dipolo? In un dipolo, se questo è un dipolo, tutte le linee, tranne eventualmente questa qua che se ne va all'infinito e questa qua, ma tutte le altre escono da qua e vanno a finire qui, tutte, tranne al limite questo qua che un matematico direbbe vabbè un insieme di misura nulla, però a parte quella unica linea che va all'infinito, tutte le altre vanno dal positivo al negativo, qua no, perché? Se questo è di carica meno 1, magari ho disegnato 4 linee che escono. Questa è una carica doppia, quindi artisticamente lo disegno con il doppio di linee. Ma non tutte le linee che escono qua vanno a finire qua. Questo può prendersene solo 4, non può prenderne 8. Mettiamola così. Quindi questa linea qua non va a chiudersi come farebbe un dipolo qua. Perché questo, essendo di una carica meno 1, nella mia rappresentazione artistica, dire che hanno carica diversa vuol dire che il numero di linee che sbucano, questo è un porcospino peloso, questo è un porcospino un po' pelato, ha meno spine, quindi lui può prendere solo 4, può prenderne 8, quindi già questo è un racconto così da scuola elementare a farvi capire che quando le cariche sono diverse, queste positive non tutte vanno a finire qua, alcune vanno all'infinito, a differenza del dipolo.
Nel dipolo le cariche sono assolutamente uguali e quindi tutte le linee che questo emette vanno a finire qua, tranne vabbè, l'unica che ripeto matematicamente. D'accordo? Ci siamo capiti? Notate la differenza in queste situazioni? Queste situazioni qua diremo, magari in un'espressione che io uso, che diremo che tra le due piastre c'è induzione elettrostatica completa. Con questa espressione intendo dire che tutte le linee vanno da una a piastra all'altra. Questa è incompleta perché c'è un ladro di linee. Questa è incompleta, se questo fosse una sfera di rame, questo, non tutte le linee, quindi questa è, c'è induzione elettrostatica ma è incompleta, bla bla bla, quindi, d'accordo? Ok, allora, quando siamo nella situazione che tutte le linee vanno da uno all'altro, quindi abbiamo anzi voglio usare il linguaggio un po' più preciso. Immaginiamo che questi siano pezzi di metallo, ok? Questo è proprio un pezzo di metallo, chiamiamolo elettrodo. Quando abbiamo due elettrodi, introduco un concetto molto elementare, poi c'è la versione più complicata che alcuni di voi, gli elettrici, vedranno in altri corsi. Sto per parlare del concetto di capacità, così capite dove sto andando a parlare. La definizione elementare che do io, perché siete avvisati che poi il concetto è molto più sofisticato quando le situazioni sono più complesse. Noi facciamo un'introduzione, la versione semplice della definizione. Nella versione semplice della definizione ci sono due elettrodi e tutte le linee, uno è a carica positiva, l'altra a carica esattamente uguale ma negativa. Tutte le linee elettriche che vanno da uno vanno a finire sull'altra. Ok? Quindi questo non è il tipo di capacità che sto parlando. Infatti diremo che questo qui, questo elettrodo qua e questo elettrodo, tra questo elettrodo e questo elettrodo diremo che c'è una capacità parassita. È un parassita, ma lui si piglia le linee che non... questo qua, tra questo accoppiamento, anzi voglio usare questa parola, accoppiamento. Voi siete giovani, pieni di ormoni, magari vedete, ma si parla così. C'è un accoppiamento elettrostatico tra questa piastra e questa piastra. C'è un accoppiamento anche tra questa sfera, ma è di tipo parassitario, ci sta disturbando. Quindi nel trattamento ideale e elementare che faccio io non considereremo questo tipo di accoppiamento parassita. C'è un accoppiamento capacitivo, stiamo per parlare di accoppiamento capacitivo. Qua c'è un accoppiamento capacitivo tra questa piastra e questa sfera, ma è parassita rispetto a quella principale, che è quella che vorremmo discutere. Quindi non consideriamo accoppiamento e parassita. D'accordo? Quindi per me... Allora, questo è un po' il discorso che voglio cominciare a fare. Torniamo qua un attimo. Se io vi chiedo qual è il potenziale elettrostatico di qualsiasi punto che appartiene alla sfera, voi scrivete quel risultato lì. Certo, avendo visto che non c'è zero, visto che non ho scritto niente qui, sto dicendo che ho scelto come potenziale all'infinito uguale a zero, d'accordo? Quindi quello è il potenziale di tutti i punti appartenenti alla sfera, a un punto interno, a un punto sulla superficie, tutto il pezzo di materiale di questa sfera ha lo stesso valore di potenziale elettrostatico. Adesso, il concetto di capacità è questo, si definisce in questo modo. Avete due elettrodi, uno a carica Q, l'altro a carica meno Q. Questo è chiaro, induzione elettrostatica completa, tutte le linee vanno da uno a finire sull'altro. Quindi per dire quant'è la carica coinvolta vi basta Q, perché una piastra a carica Q, un elettrodo a carica Q, l'altro a carica meno Q. Tra le due piastre, tra i due elettrodi, c'è una differenza di potenziale, no? Qual è quella differenza di potenziale? La chiamiamo delta V.
La capacità, per definizione, è la carica. Quale carica? La carica che i due elettri condividono. Certo, uno è positivo e l'altro è negativo, ma la quantità, il valore assoluto della carica è Q. Quindi, tra la carica che caratterizza la capacità, che caratterizza la coppia di elettrodi, diviso la differenza di potenziale. Questa è la definizione. Allora, guardate la sfera isolata. Pensiamo all'infinito, punti all'infinito, come una superficie con potenziale uguale a zero. Stiamo dicendo che all'infinito il potenziale è zero. Quindi io posso parlare della capacità di una sfera isolata. In realtà è accoppiato capacitivamente con l'infinito. E c'è una induzione elettrostatica completa tra una sfera e l'infinito. Tutte le linee dalla sfera vanno all'infinito. L'infinito si ripiglia tutte. Quindi dovete immaginare una sfera infinitamente grande e la nostra sfera. Ok? Qual è la capacità? La definizione è Q diviso la differenza di potenziale. Qual è il potenziale della sfera? Eccola là. Qual è il potenziale dell'infinito? Zero. Qua il potenziale vale zero, il potenziale dell'infinito vale zero. Qua il potenziale sulla sfera, vale questo. Qual è la differenza di potenziale? Ovviamente è 1 su 4 pi greco epsilon 0, no? Quindi cosa faccio? Q diviso differenza di potenziale. E qual è la differenza di potenziale? E cosa viene? Q va via con Q, questa roba è nel denominatore, quindi viene 4 pi greco epsilon 0. Quello che ho appena scritto è la capacità di una sfera isolata. Ok? Quella è la capacità di una sfera isolata. Perché ho guardato la riflessione e ho risposto alla domanda. La capacità cos'è? È la carica. Quale carica? La carica che c'è su uno qualsiasi dei due elettrodi in induzione elettrostatica completa. Cosa si intende per induzione elettrostatica completa? Cosa intende WIS? Intende dire che tutte le linee del campo elettrico che vanno da un elettrodo vanno a finire sull'altro. Quindi io applico questa definizione. Capacità è uguale a Q diviso differenza del potenziale. La applico all'esercizio. Una sfera isolata. Tutte le linee della sfera isolata vanno all'infinito. Qual è il potenziale della sfera? Ok. Qual è il potenziale all'infinito che si piglia tutte le linee? Zero. Quindi cos'è Q sulla differenza di potenziale? Viene fuori 4 pi greco epsilon 0 r. Questa è la capacità di una sfera isolata. Quanto vale? Che valore può avere? Beh, epsilon 0 cos'è? Epsilon 0 sapete che è 8,85 punto punto per 10 alla meno 12 farad su metro. Lo moltiplicate per un metro, perché R è un metro, e la capacità di cosa si misura? Farad. Ok? Questo è farad su metro, lo moltiplicate per un metro, ottenete nel sistema internazionale, questo si misura in farad. Quanti farad? Beh, dipende dal raggio della sfera, no? Allora, questo è 4 pi greco cos'è? Pi greco è, facciamo finta che sia 3, 4 per 3 fa 12, facciamo finta che questo è circa 10, quindi questo è circa 10. Facciamo così, facciamo per esempio. 4 pi greco per 8,85 per 10 alla meno 12 farad su metro, che moltiplica R, e facciamo una sfera di, non so, 10 cm, raggio di 10 cm, che è una sfera di rame grosso così, perché no? Quindi R uguale a 0,1 metro, quindi abbiamo 10 alla meno 1 metro. Cosa viene fuori? Qual è la capacità di una sfera di un diametro di 10 cm grosso così, di rame, rispetto all'infinito, cioè una sfera isolata? Questa non è una sfera isolata, no? Perché le linee, alcune vanno all'infinito, alcune vanno qua.
Questo è un ladro di linee, io voglio che tutte vadano all'infinito, eh? Attenzione a cosa intendo per isolato. D'accordo? Quanto vale? Coraggio, fate il numero. Questo è circa 10, questo è circa 12, quindi questo è circa 120. Eh? 120 per 10, per diviso 10 fa 12, quindi ho 12 picofarad. Cosa serve per una sfera di un metro? Domanda viceversa, ok, questa è la capacità che avrà un certo valore, eh? Facciamo, cosa abbiamo detto, 12 picofarad? Quindi scegliamo questo, cos'era, per R uguale a 0,1 metro abbiamo 10, abbiamo circa, facciamo 10 picofarad, una bella cifra tonda, ok? 10 picofarad. Qual è la differenza di potenziale tra la sfera e l'infinito se su quella sera la sfera mettete, non so, un microcoulomb? Cioè, se voi mettete un micro coulomb, qual è la differenza di potenziale tra qua e l'infinito? Cioè, è la stessa cosa. A quale potenziale si trova la superficie? Avete due modi per farlo. O calcolate così, mettete dentro, cosa ho detto? Un micro coulomb. Mettete un micro coulomb qua e mettete dentro il valore e calcolatelo così. Oppure, se qualcuno vi dà la capacità, viene fuori lo stesso numero, no? Perché la carica... la differenza di potenziale da questa formula qua, che è la vostra definizione, vedete che è Q diviso C, cioè ovviamente, no? Q diviso C, questo è C, quanto viene? Calcolatelo subito. C vale 10 picofarad, quanto è la differenza di potenziale? Allora, la differenza di potenziale è uguale a Q diviso C, quindi mettiamo, cosa ho detto di nuovo? Un micro? Ho detto un micro? Quindi 10 alla meno 6 coulomb diviso 10 pico, e 10 pico sono 10 per 10 alla meno 12 farad, e questi sono un certo numero di volt, e quindi questo è 10 alla 11, fate voi il conto, quindi questo è 10 alla meno 6 diviso 10 alla meno 11, cioè questo è 10 alla meno 6 per 10 alla 11, giusto? E quindi sono 10 alla 5 volt, eh? 100.000 volt, se non ho sbagliato il conto, rispetto all'infinito si intende. Qual è la capacità qua? Come si calcola? Delle piastre parallele. Veloci, fatelo. Domanda classica. Si parte dalla definizione, no? Per la peppa. Prima vi chiedete, ma c'è induzione elettrostatica completa? Sì. Di che carica parliamo? Beh, mettiamo una carica Q sulla piastra in cima e la carica meno Q sulla piastra sotto, ok? Adesso immaginiamo un elettrodo con una forma precisa, facciamo un conto, una stima. Quindi questo è un elettrodo magari di forma quadrata o rettangolare che ha una certa area A, ok? Quindi qual è la densità di carica sulla superficie? Facciamo una idealizzazione, quindi stiamo facendo una stima, quindi la densità di carica, stimiamo, facciamo la stima che sia costante, e cosa sarà? Sarà la carica diviso l'area, d'accordo? Va bene? Qual è la differenza di potenziale tra le piastre? L'abbiamo fatto questo, non vi ricordate? La differenza di potenziale tra le piastre è uguale al campo elettrico diviso per la distanza, giusto? Questa è la distanza tra le piastre. Perché il campo elettrico, vi ricordate che qua dentro c'è l'equazione di Laplace, che nella versione lineare, visto che questo dipende solo da x, era la derivata seconda di v, da x uguale a 0. Quindi la V
era una funzione che era una costante, quindi era una cosa del genere, v di x, v di x, e questo sta andando su, è lineare. E qual è il legame? Il legame è questo. E la differenza di potenziale è questa. Sì? Ma quanto è il campo elettrico all'interno di un qua dentro? Lo sapete? Il campo elettrico è uguale a sigma 0 diviso epsilon 0, giusto? Sì? E quindi vedete che questo può essere scritto così, come Q diviso A per D diviso epsilon 0. E quindi la differenza di potenziale la scrivete così, la scrivo qua, Q di A diviso epsilon 0, ma sapete che per definizione questa roba qua, che C per definizione è uguale a Q diviso a delta V, quindi questo è delta V, qual è C? Per ispezione C è uguale a... quanto è C? Giusto? Vedete dov'è la epsilon 0? Torna, no? Perché in cosa si misura la capacità? In farad. Quindi avete farad su metro che moltiplica un metro quadro su metro, quindi viene fuori farad. Vedete come ho fatto? Un altro modo per farlo è questo. Uno dice, cioè un altro modo, è lo stesso modo, ma così. Questo tira in ballo un sacco di cose, già è il risultato. Ma uno dice, ok, questo è una piastra con un'altra piastra. Immaginate che qua su ci sia la carica più e la carica meno. Ok? Qual è la differenza di potenziale tra qua e qua? Cosa fate? Come si fa a calcolare la differenza di potenziale? La differenza di potenziale V, che so, l'integrale curvilineo da un punto A a un punto B del campo elettrostatico è uguale a VA meno VB. Ok? Quindi il campo elettrico sapete cos'è? È la stessa cosa. Familiarizzatevi con questo conto. Parte dalla definizione. La definizione è la C è uguale alla carica diviso la differenza di potenziale. Qual è la differenza di potenziale tra questo elettrodo e questo elettrodo? Qua hanno tutti lo stesso potenziale. Qua hanno tutti lo stesso potenziale. Qual è la differenza di potenziale? Dovete calcolare l'integrale curvilineo lungo una qualsiasi curva che collega un punto qua a un punto qua. Ma alla fine, siccome il campo elettrico, le linee di campo elettrico, sapete come è fatto, perché abbiamo usato la legge di Gauss per studiare la linea di campo elettrico, voi calcolate che questa roba qua è proprio uguale a sigma 0 diviso epsilon 0 per D, perché questo è il campo elettrico e D è la distanza netta di cui dovete spostarvi per andare da questo punto a questo. Questi spostamenti qua non contribuiscono all'integrale curvilineo, giusto? Il campo è conservativo, quindi scegliete un percorso che è più indicato per voi. Per esempio andate così, spostandovi da qua a qua, non cambia affatto il potenziale. Poi andate dritti da questo punto a questo punto, giusto? Vi darà lo stesso valore. Andare così o andare così vi darà lo stesso valore. Perché? Perché il campo è conservativo. Vedete come ogni esercizio diventa un'occasione per ricordare un sacco di cose. Sta a voi continuare a farvi domande in modo che emergono cose visto tempo fa. Voi dovete calcolare la differenza di potenziale. Una volta che l'avete calcolato, questo delta V, una volta che avete calcolato delta V, tornate alla definizione di C. Q diviso delta V, la mettete dentro e calcolate dunque C. Semplice. Immaginate questi due elettrodi in induzione elettrostatica completa. Una sfera e un'altra sfera coassiale, concentrica. Si dice così perché non sono cerchi, quindi non è coassiale.
a condividere lo stesso centro. Questo di R1 e questo di R2. Immaginate che siano in accoppiamento capacitivo, cioè tutte le linee da uno vanno a finire sull'altro. Questo è facile. Immaginate che uno abbia carica Q e l'altro carica meno Q. Quindi questa linea va dalla posizione, questa è la positiva, va da qua alla sfera. Quindi tutte le linee vanno dalla sfera interna alla sfera esterna. Quindi se la sfera interna è positiva, Q, la sfera esterna ha esattamente la stessa carica, ma di segno opposto. Tutte le linee, no? Questo è un due elettrodi in accoppiamento capacitivo. Due elettrodi in accoppiamento, si dice capacità, un condensatore, forse la parola che gli italiani usano. In inglese non si dice condenser, si dice capacitor. Condensatore credo che sia una vecchia parola, comunque si usa in Italia. Quindi un condensatore cos'è? Un condensatore cos'è? È fatta di due elettrodi in accoppiamento capacitivo completo, tutte le linee vanno da uno all'altro, ok? Quello è un condensatore semplice. Questo è un condensatore. Una sfera isolata è un condensatore, ma qual è l'altro elettrodo? L'infinito. Due sfere concentriche sono un condensatore, due piastre parallele sono un condensatore. E qual è la capacità qua? Calcolatelo dunque. Che aspetto ha? Cosa detto? Capacità per definizione è Q. Quale Q? Beh, più Q o meno Q, è la Q che c'è su un elettrodo e meno Q è sull'altro, d'accordo? La Q caratterizza l'accoppiamento, tra questi, l'accoppiamento completo tra i due elettrodi, diviso la differenza di potenziale. Quindi per il calcolo della capacità di due sfere concentriche, qual è la difficoltà? Calcolare la differenza di potenziale, ma è difficile? Qual è la differenza di potenziale tra un punto qua e un punto qua? O un punto qua e un punto qua? Potete andare in mille modi, in infinità di modi, potete spostarvi lungo questo e poi andare radialmente, o potete andare radialmente e spostarvi così, o potete fare tutti i giri che volete, tanto il campo è conservativo, ma com'è il campo elettrico generato dalla sfera? Quel campo elettrico qua dentro com'è? È di tipo coulombiano, no? Uno sfera quadro. Quindi voi dovete fare, se la sfera interna è quella positiva, il campo elettrico sta facendo così, e il campo elettrico, quindi l'integrale da un punto interno a un punto esterno del campo elettrico, questo è lungo una qualsiasi curva, in realtà diventa un integrale ordinario. State andando dal raggio R, chiamiamo R1 con l'interno, o RA con l'interno, A, questa è la sfera A, e questo è il raggio RB, ok? Da RA a RB, B a 1 su 4 pi greco, epsilon 0, Q, diviso R al quadrato, in DR, ok? Quello è il vostro integrale. Per calcolare la differenza di potenziale per andare da qua a un punto qui, da RA a RB, lungo il campo elettrico è un integrale curvilineo, sì, però diventa equivalente a un integrale ordinario. Dei ragionamenti che abbiamo già fatto, quindi... Cos'è questo? È meno 1 su RA, meno 1 su R, valutato tra RAB e RA. Quindi questo è 1 su 4 pi greco epsilon 0, 1 su RA meno 1 su RB. E dove c'è la Q? La Q, ho dimenticato la Q. Q. Quello è il differenziale potenziale.
E quindi quanto è la C? Ma guardate. Piace questo modo di scrivere, allora potete espandere questo, no? Quindi questo diventa Q su 4 più greco epsilon 0, avete RA, aspetta, sarebbe RB meno RA diviso RA per RB, e quindi questo può anche essere scritto così, come che cavolo. E di nuovo uno verifica che ha fatto bene i conti guardando in cosa si misura questo C, è meglio che venga fuori Farad, se no ho sbagliato, no? Questi sono Farad su metro, questi sono metri quadri, il denominatore è metro, quindi l'ho fatto giusto. Ok? Semplice, no? Dovete partire dalla definizione. E la definizione ha senso perché vi state chiedendo o due elettrodi, su uno c'è Q, uno sull'altro c'è Q, meno Q. Quindi tutte le linee di campo vanno da uno all'altro. C'è una differenza di potenziale tra i due elettrodi. Un pezzo di metallo è equipotenziale, un altro pezzo di metallo ha un altro potenziale. Qual è la differenza di potenziale? È una domanda legittima, no? E quindi, C cos'è? È Q diviso la differenza di potenziale tra i due elettrodi. Semplice. Tenete a mente la definizione e sappiate calcolarlo con piccole e semplici configurazioni. Allora, torniamo alla sfera isolata, anzi torniamo alle due sfere. Questa è la sfera A, questa è la sfera B. E oltre alla sfera B cosa c'è? L'infinito! Ciao! Che sei l'infinito? Questo è l'infinito. Supponiamo di farmi la domanda: qual è la capacità? Qual è la capacità della B da sola, isolata, rispetto all'infinito? Quindi la capacità della B con l'infinito, magari scrivo questa notazione qua, la scrivo come 4 pi greco epsilon 0 rb, giusto? L'abbiamo calcolato prima. Qual è la capacità della A da sola con l'infinito? La A da sola è 4 pi greco epsilon 0 ra. Qual è la capacità della A con la B? Questo è 4 pi greco epsilon 0 1 su RA meno 1 su RB alla meno 1, d'accordo? Va bene? Allora, io faccio un giochetto, introduco un piccolo simbolo che può essere utile, che poi alcuni di voi rivedranno. Quando parlerò di accoppiamento capacitivo tra due pezzi di metallo, mi ricordo questo una piastra e un'altra piastra diventa in qualche modo il paradigma, l'icona, il simbolo, l'esempio, la madre di tutti gli esempi di un condensatore è due piastre parallele. Quindi questo simbolo qua diventa una specie di icona, diventa l'icona. Allora, se voi avete un pezzo di metallo è un altro pezzo di metallo e sto parlando di un accoppiamento magari capacitivo, magari non è completo perché alcune linee non vanno a finire tutte da qua a qua, farò così,
c'è un, con questo simbolo sto intendendo dire che c'è un accoppiamento capacitivo tra questo pezzo di metallo e questo pezzo di metallo, magari ce n'è uno anche tra questo. Questo simbolo qua mi dice, è un modo per un promemoria, un modo veloce per ragionare in termini di accoppiamento capacitivo. Ci sono delle cariche qui, le linee di cariche qui, alcune vanno a finire qui, alcune linee di cariche vanno a finire qui, alcune linee di cariche, sto dicendo una cosa, linee di campo, lo stacco. Alcune linee di campo vanno da qua a qua, alcune vanno da qua a qua, alcune vanno da qua a qua, c'è un accoppiamento capacitivo, d'accordo? Ci siamo? Allora, con questo simboletto qui, io ho, pensate a questo, ho un accoppiamento capacitivo tra la sfera A e la sfera B e ho anche un accoppiamento capacitivo tra la sfera B e l'infinito. Disegnare due capacità così, dico che sono in serie. Ok? Quindi, due capacità in serie, chiamiamo C1 e C2, equivalgono a un'altra capacità, a una sola capacità, chiamiamola qua la C equivalente. E la regoletta sta venendo da questo esercizio qua. Guardate un attimo, che ore sono? Manca poco? Quindi questa qua è la A con la B, questa è la B con l'infinito, poi ovviamente a rigore c'ho anche questa qua che è l'equivalente con la C con la A che va all'infinito. La A che va all'infinito è equivalente, è, vorrebbe essere equivalente a questa, no? A queste due in serie. E verificate che è vero, vediamo se è vero. E qual è la regola? La regola sarà questa, che la 1 su C equivalente è uguale a 1 su C1 più 1 su C2. Vediamo se ho fatto bene i conti. Questa è la regola, quando due condensatori sono in serie, non si sommano le capacità, ma si sommano gli inversi delle capacità. Quindi l'inverso della capacità equivalente è la somma degli inversi delle capacità. Vediamo se è vero o se ho sbagliato qualche parte. Cominciamoci un attimo. Dove posso scrivere qua? Mi pare che si veda, no? Cioè, se inverto questo, questo va sotto e questo devo semplicemente eliminare questo. E quindi vedete che 1 su CAB è uguale a 1 su CA meno 1 su, questo è la A con l'infinito, si intende, no? Cioè, faccio i passaggi per esteso, va. Si vede, però magari alcuni di voi non siete, non siete particolarmente lucidi, quindi faccio 1 su 4 pi greco epsilon 0 RA meno 1 su
50 pi greco epsilon 0 rb. Interpreto questo come la 1 sulla capacità della sfera isolata A. E interpreto questo come 1 sulla capacità della B isolata. E quindi vedete che ho che la 1 sulla capacità con la A direttamente con questo gesso gratta, la A isolata con l'infinito, posso pensarla come questo è uguale a no? Ci siamo capiti, credo. Quindi a 1 su C A con la B più 1 su C della B con l'infinito. Quindi vedete che io posso pensare di andare prima qua e poi continuare. Quindi questo è l'accoppiamento capacitivo della A con la B, della B con l'infinito, e il netto è con l'A con l'infinito. E vedete la regoletta della capacità, le capacità in serie, le capacità in serie si sommano in questo modo: 1 sulla capacità equivalente di 2, prima il disegno e poi la formula. Quindi questa è una capacità che è in serie con un'altra. E se questa è capacità 1 e questa è capacità 2, la formula è che 1 sulla capacità equivalente è uguale a 1 su C1 più 1 su C2. Attenzione, vi do una dritta. Alcuni di voi magari non amano questa scrittura qua e avrebbero fatto cosa? Avrebbero invertito, trovato il comune, il denominatore comune, bla 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 bla. Perché questa è la formula più carina? Perché è generalizzabile in modo ovvio. Se voi avete una catena di tante capacità tutte in serie, un numero, per esempio qua ne ho disegnato tanto, forse conto 5, qual è la capacità equivalente? La capacità equivalente è uguale alla somma di 1 sulle capacità singole da 1 a n, quante ne volete, la formula è fatta facile. Se invece voi girate queste e scrivete la capacità equivalente a cosa sarebbe? Sarebbe, non so, bravo, C1, C2 diviso C1 più C. Questa formula è più è meno utile, non vi pare? Come si generalizza se ne avete 5 di fila? Quindi insistere a girarlo vi dà la zappa sui piedi, è una formula molto più utile questa, generalizzabile in maniera immediata. Un'altra cosa che i meccanici vorrei che notassero: se questo è un pavimento in cui è conficcata una molla, questa molla ha costante elastica 1, poi attaccate un'altra molla di costante elastica 2 e poi ci mettete la massa, il pavimento è liscio, qual è la costante elastica equivalente? Sono due molle collegate in serie. Convincetevi che questa è equivalente a una molla con costante elastica equivalente, e la costante elastica equivalente è esattamente la stessa forma della capacità. Convincetevi di questo fatto. Queste invece sono molle in parallelo. Questo per esempio è molle in parallelo. Queste sono molle in parallelo. Queste sono capacità in parallelo. E qual è la formula della capacità in parallelo e delle molle in parallelo? Convincetevi di questo fatto.
Se mettete due mole così è più rigido, se mettete due mole così è più flaccido. Se mettete due mole uguali, la mole equivalente è più flaccido. Se mettete una molla, pensate così, se mettete una molla rigidissima, una bella molla rigida, e poi una molla flaccida, è attaccata alla molla. Qual è il comportamento della molla equivalente? Se questa è rigida, questa è flaccida, è chiaro che domina il comportamento flaccido, no? Giusto? Se invece mettete una rigida in una flaccida, è chiaro che domina la rigida. Quindi se voi mettete due rigide, avete una cosa ancora più rigida. Se mettete due molle qua, attenzione, è meno rigida di quando c'era una sola. Ragionate così. C'è un'analogia tra il comportamento di una capacità e di una molla. C'è una certa analogia formale, poi sfrutteremo gli esercizi. Ah, un avvertimento, questa qua secondo voi cos'è? Vediamo. Queste sono molle in serie o in parallelo? No, in parallelo. Dovete usare la testa. Non vi pare? Questa è equivalente a questa. Non fatevi ingannare, dovete usare la testa. Questa di qua sono in parallelo. Se qua ne avete una rigida e qua una rigida, secondo voi è ancora più rigido, è legato da entrambi i lati, no? Se qua sostituite una flaccida, più flaccida di niente, no? Cioè la cosa più la molla più flaccida assoluta è una molla che ha costante elastica zero, cioè non c'è, d'accordo? Quindi se mettete una flaccida qua, cos'è? È chiaro che domina questa. Invece ribadisco il concetto, se qua mettete una flaccida, qual è quello che domina? La flaccida, no? Quindi aiutatevi con queste metafore, perché sono molto forti, sono molto forti le analogie tra il comportamento di un condensatore e il comportamento di una molla. Scriviamo le due, spero.